Con riferimento al cambiamento climatico, le sue conseguenze sono visibili tutti i giorni. La scienza ci dice come affrontare i problemi e la comunità internazionale, da parte sua, ha elaborato degli strumenti giuridici, come per esempio l'Accordo di Parigi, dal quale malauguratamente alcuni si stanno allontanando. Tuttavia, si vede nuovamente una notevole trascuratezza nei confronti del delicato equilibrio degli ecosistemi, la presunzione di poter manipolare e controllare le risorse limitate del pianeta, l'avidità per il profitto. Quindi è necessario impegnarsi a favore di un consenso concreto e pratico per evitare gli effetti più tragici che continueranno a colpire le persone più povere e indifese. Siamo chiamati a proporre un cambiamento nello stile di vita, nell'uso delle risorse, nei criteri di produzione, anche nei consumi. Perché per quanto riguarda l'alimentazione sono innumerevoli gli sprechi. E non possiamo accontentarci dicendo lo farà qualcun altro. Questa, a mio parere, è la base per poter iniziare un discorso serio in merito alla sicurezza alimentare e alla migrazione e al rapporto fra questi due elementi. È evidente che le guerre e i cambiamenti climatici danno luogo a casi di insufficienza alimentare, però cerchiamo di evitare di presentare questa situazione come una malattia incurabile.